avanti con una nuova puntata di 2020 Sport, cari amici di Radio Sportiva. Siamo qui e siamo in Radio Visione, quindi salutiamo anche caro Piero Fracanzani che sei sempre con me. Ciao Paolo. Gli amici di Caffè TV 24 che ci vedranno giovedì sera alle 20:30. Ospite con noi, gradito ritorno, Marco Maggia del Hermitage Medical Hotel. Questa è la dicitura giusta, vero? Grazie, Marco? Saluto tutti e vi ringrazio dell'ospitalità. Allora, puntata speciale questa, e sono sicuro che interesserà a gran parte del pubblico, perché da una recente statistica uno su tre, 30% di italiani hanno qualche disabilità di qualsiasi tipo. Oggi parliamo appunto di sport e disabili, e abbiamo già in collegamento un campione disabile, un nuotatore, Francesco Bettella. Sei con noi, Francesco? Mi senti? Ti stai allenando? Buongiorno. Cosa stai facendo, Francesco? In questo momento sto scrivendo la tesi. Giustamente, perché non c'è solo lo sport, laurea, sì. C'è anche lo studio. Mi allenerò nel pomeriggio. Ecco, ricordiamo che tu sei fresco, insomma, hai partecipato di recente ai campionati europei in Portogallo, vincendo, se non sbaglio, 3 argenti. Sì, esatto, sì. Ho vinto 3 argenti nei 50, nei 100 dorso e nei 200 stile libero, che sono le gare in cui ho partecipato. Direi un risultato importante, però il tuo palmarès vanta altri allori, se ce li vuoi ricordare tu, perché non tutti magari seguono le Paralimpiadi o altre gare. Sì, io ho esordito in nazionale nel 2009 ai campionati europei, e nel 2010 ho vinto una medaglia di bronzo ai mondiali in Olanda, e nel 2011 ho confermato la mia medaglia agli europei di Berlino, e nel 2012 ho partecipato alle Paralimpiadi di Londra, raggiungendo 2 finali e classificandomi nei quinto e settimo, insomma. Beh, direi non male. Un po', non sì. Male. E adesso ti stai allenando per Rio, diciamo, possiamo adesso già dirlo. Sì, l'obiettivo grosso di quest'anno è le Paralimpiadi di Rio, sì. Ecco, tu sei padovano, possiamo dire se vuoi anche dove vai ad allenarti? C'è una piscina in particolare? Sì, io sono in Padova e mi alleno alla piscina di Piazzola sul Brenta e alla Padova Nuoto, e mi divido tra queste 2 piscine perché mi alleno tutti i giorni, quindi in queste 2 piscine mi danno disponibilità per fare i miei allenamenti, insomma. Ecco, sei da solo o c'è qualcun altro che è con te, che si allena? Beh, io mi alleno per 4 volte con la mia squadra, con la Spea Padova. Sì, che vanta un gran numero di medaglie anche, devo dire, no? Insomma, siete forti. Esatto, sì. Siete forti. Siamo una squadra molto numerosa, e una parte si allena alla Padova Nuoto, una parte si allena a Piazzola sul Brenta, e per gli allenamenti in più sono da solo, sono seguito dai miei allenatori, da Federica Fornasiero, anche se adesso, data la maternità a distanza, e da Marta Scarabottolo e Marco Cortella che mi seguono negli allenamenti. Ecco, vi faceva notare dalla regia il buon Massimo Righetto, che saluto e ringrazio, che proprio Caffè TV 24 ha mandato in onda questa settimana le immagini del Trofeo del Santo, che è una grande e importante competizione che si svolge a Padova. Hai mai partecipato, sì, tu? Sì, io ho partecipato 8-9 anni fa, quindi un bel po' di anni fa, ed è una grandissima manifestazione, molto importante per Padova. So che hanno partecipato molti campioni o futuri campioni. Molti campioni, sì. Sì. Io sì, quindi spero in futuro di poter partecipare ancora, insomma. Senti, provo a coinvolgere un po' i miei ospiti. Piero, il tuo rapporto col nuoto? Ma io non sono un grande nuotatore, però insomma, ecco, sono un nuotatore da piscina. Il mare non dico che mi impaurisca, ma insomma, se c'ho una barca vicina, allora nuoto attorno e poi risalgo. Ma l'idea di partire e andare alle famose boe, fare i 300-400 metri, anche di più, un po' mi terrorizza, mentre nelle piscine termali sto benissimo, ci sguazzo, sto bene, nuoto. Direi che è un perfetto assist per una domanda a Marco Maggia.
Appunto, allora da te l'acqua è importante anche come elemento riabilitativo. Certo, sì, ad Abano e da me in particolare, vista la scelta che ha fatto l'albergo negli ultimi anni, l'acqua è proprio il luogo dove molte persone con disabilità temporanee iniziano dei percorsi di ritorno alla vita attiva. E poi negli anni quello che abbiamo fatto per rendere la struttura accessibile ai post-operati e alle post-acuzie, diciamo che l'albergo adesso ha un taglio nuovo e la scoperta non è merito nostro, ma è merito dei nostri turisti. Cioè, ho avuto i primi turisti che sono arrivati in albergo con disabilità croniche e che hanno riconosciuto in quegli elementi che noi avevamo messo a disposizione dei pazienti dell'ambulatorio non degli elementi di cura, ma degli elementi di benessere. E quindi di anno in anno l'accessibilità delle camere, l'accessibilità delle piscine, l'accessibilità del centro benessere, bellezza attraverso dei lettini elettronici e anche una cabina per il fango termale, per la cura termale, studiata e disegnata per facilitare l'accesso non ai disabili, io amo dire a tutti, ci ha permesso di scoprire quello che è il benessere del disabile e quindi la possibilità che l'inclusione sia totale. Francesco, tu vai mai a notare le terme? Sì, mi è capitato quest'anno di andare un paio di volte in un hotel a Montegrotto alle terme per sciogliere un po' le fatiche degli allenamenti e devo dire che non sempre trovo strutture adeguate sì, come accessibilità, per cui il fatto di creare queste strutture completamente accessibili a tutti, appunto, perché io sono dell'idea che se le strutture vengono pensate per essere usufruibili anche per le persone che hanno più problemi, poi tutti ne beneficiano, insomma. Ha detto una cosa importantissima, fondamentale. Infatti l'idea che è accaduta, noi siamo in ritardo in Italia nell'adeguare le strutture, una cosa che ho scoperto giorno per giorno lavorando, che se una camera è più comoda per tutti, se una doccia è più ampia e non ha gradini è più ampia e più confortevole per tutti. Quindi il percorso che ho iniziato 5 anni fa e che oggi trova i suoi frutti, mi piace dire che noi non togliamo le barriere tra le persone e lo spazio, ma tu pensi in grande, diciamo. Sì, l'idea è di togliere le barriere tra le persone e che quindi nello stesso luogo sia fruibile veramente a tutti, senza ghettizzazione, senza distinzione. E la comodità e l'accessibilità, la funzionalità sono per tutti, come il design e le cose belle, quindi che sia la bellezza accessibile. Un'altra cosa che scopro e che mi insegnano i miei clienti è che non, un bagno accessibile non deve essere più brutto, può essere anzi molto più bello e più pratico di un bagno tradizionale. Giustamente. Francesco, quali sono i tuoi tempi da battere? Ricordiamo un po' le tue specialità. Allora, le gare a cui parteciperò io saranno i 50 e i 100 dorso. E diciamo che come attualmente ho la seconda prestazione mondiale in entrambe le gare. E il mio riferimento è un atleta ucraino che ha vinto la medaglia d'oro agli ultimi europei e che attualmente è al primo posto. E ho lui come... Quindi ne è uno solo obiettivo. Da battere praticamente. Come? Ne è uno solo da battere praticamente. Sì, però stanno attento a quelli dietro ovviamente. Giustamente. Sì, e diciamo che in entrambe le gare sarà difficile arrivarci, perché probabilmente per vincere bisognerà arrivare a fare il record del mondo, quindi mi sto impegnando negli allenamenti al massimo per dare tutto. Abbiamo delle immagini che si vedranno in televisione, chiaramente, che appunto ti vedono all'opera, e penso siano quelle più recenti riguardo sì, il Portogallo. Gli ultimi europei in Portogallo, sì. Ecco, com'è la squadra, oltre a te? Gli altri nuotatori sono forti? Siamo ai livelli, diciamo, dei normodotati? Diciamo che negli ultimi anni c'è stato un grosso exploit nella squadra italiana. Agli ultimi campionati europei abbiamo conquistato 34 medaglie e eravamo in 17 che facevano parte della delegazione italiana ed è stato un record assoluto abbiamo battuto quasi col doppio delle medaglie il precedente record
degli europei di Berlino di Eindhoven del 2014, e negli ultimi anni sono cresciuti tanti giovani e forti, e anche a Rio sono più di qualche atleta che ha ambizioni di arrivare sul podio. Quindi negli ultimi anni, grazie anche al lavoro dello staff tecnico nazionale, il movimento è cresciuto tanto, e è cresciuto in numeri e soprattutto in qualità. Quindi le prospettive ci Basta sono. Basta pensare, insomma, che a Londra eravamo in 11 atleti, e mentre a Rio saremo in 20, quindi quasi il doppio, e questo è indicativo, insomma. Vogliamo ricordare quando saranno, scusa Francesco, le Paralimpiadi? Sì, le Paralimpiadi saranno dal 7 al 18 settembre. Il 7 e il 18 saranno i giorni delle due cerimonie di apertura e di chiusura, e io avrò le gare il 9 e il 15 settembre. Quindi insomma saremo lì pronti a guardarti. Immagino ci sia una copertura televisiva, spero di sì, perché è doveroso. Saranno trasmessi dalla RAI, che ha i diritti. Ecco, bene. E quindi sarà sicuramente possibile vederle tutte, ecco. Bene, allora un grosso in bocca al lupo da parte di Radio Sportiva, Caffè TV 24. Anche per la tesi di laurea, ovviamente. Esatto, il professore Piero Fraganzani. In che cosa ti laurei? Mi laureo in ingegneria meccanica. Accidenti. Hai capito. Complimenti. Allora ti dividi veramente. Sto impegnando per laurearmi a luglio, in modo da andare a Rio senza pensieri. Con l'alloro. Da dottore. Esatto. Da dottore, esatto. Beh, se vuoi festeggiare magari al... Io sono un ingegnere meccanico. Ecco, fatalità, guarda. A Padova nel 2003. Se ci vieni a trovare, ci renderesti orgogliosi. Quindi ti lascerò il contatto. Molto volentieri. E magari ci dai anche qualche consiglio su come migliorare la nostra offerta. Certo. Francesco, molto tu volentieri. Sei padovano, giusto? Sì, Bettella. Sì, io abito a Padova. E ti lauri anche a Padova, immagino. Sì, esatto. Ecco, fai tutto straight, come chiamano in inglese, direi dritto, bravo, complimenti, anche perché non è facile qua a Padova, dico bene, dico bene Marco, confermo, anche confermo. Piero. Esatto. Grazie della tua disponibilità, ti facciamo tornare ai tuoi meritati e sudati allenamenti, e in bocca al lupo per Rio. Grazie a voi, crepi il lupo. Bocca al lupo. Buona giornata. E allora ringraziamo Francesco Bettella. Mi è fatto venire in mente una cosa parlando prima della disabilità in acqua, che se non sbaglio proprio voi Marco avete contribuito a finanziare una gondola speciale per Venezia, sì. Vero? Sì, noi abbiamo moltissimi turisti con limitazioni della capacità di movimento che vengono dal nord Europa, e è normale per loro quando arrivano ad Abano, arrivano in un albergo di Abano, Venezia a pochissimi chilometri, e quindi il cliente che soggiorna una o due settimane, una passeggiata a Venezia, respirare Venezia, per lui è comunque un anelito, un sogno. E 5 anni fa era una fiera che si svolge a Vicenza, si chiama Gitando for All, è proprio una fiera dedicata al turismo accessibile, e lì conobbi Alessandro Dalla Pietà, un gondoliere di Venezia, il quale ha un bambino, un figlio che soffre di disabilità, e lui aveva un sogno, e ci siamo incontrati, e mi disse: sai Marco, vorrei tanto fare un pontile dedicato proprio all'accesso alla gondola per le persone in carrozzina. Lui ha incontrato le difficoltà che sono normali, la burocrazia italiana, le autorizzazioni, insomma le conosciamo tutte. È iniziato un sogno, è iniziato un progetto, e questo progetto è divenuto realtà proprio un mese fa, aprile di quest'anno, è stato inaugurato il primo pontile accessibile a Piazzale Roma, che consente appunto alle persone in carrozzina comodamente di avere il trasferimento dal molo alla gondola, e come dicevo prima, l'accessibilità alla bellezza, perché certo Venezia è un anelito, ma vedere Venezia non dalla terra, vederla dall'acqua è meravigliosamente tutta un'altra cosa. Proprio grazie all'acqua Venezia diventa completamente accessibile, perché una volta saliti in gondola ponti, ponticelli, gradini, tutto scompare, e si ha un punto di vista di Venezia che è completamente diverso. Quindi gondola sforola, andate in internet, la Regione Veneto, l'Hotel Hermitage e il Comune di Abano Terme sono stati sponsor istituzionali, cioè si sono fatti carico dei costi fissi per la realizzazione dell'opera. Piero, sei mai andato in gondola? Beh, certamente sì. Che ricordi hai? Venezia va vista in gondola. Sono andato con i barchini dei miei amici veneziani, ogni vero veneziano ha naturalmente una barca. Anche tu sei un po' veneziano. Beh sì, io amo molto Venezia, come tu sai, mi sono laureato facendo una tesi su Venezia,
e la conosco molto bene. Venezia è una città incantevole, ma questo fatto di renderla accessibile a tutti e soprattutto dall'acqua direi che è straordinario. E quindi ho visto l'emozione negli occhi di coloro che prendevano un taxi accessibile, in 30 minuti erano a Piazzale Roma, facevano la loro passeggiata per Venezia. Ah, non solo, la cosa è anche accessibile a costi molto, come dire, tra virgolette popolari, quindi è accessibile sia dal punto di vista fisico che come prezzo, grazie all'associazione Gondola Sport. Se non sbaglio, anche se c'è una notizia, ha dedicato un servizio ai media nazionali, perché è appunto un'iniziativa importante per tutti. Infatti non solo per chi ha fatto il giro del mondo, perché Venezia e la gondola sono un simbolo, e quindi ha fatto veramente il giro del mondo. Tutte le persone in carrozzina di tutto il mondo hanno visto il video su YouTube, la cosa, il video è visitatissimo, e per i miei ospiti a diversa abilità oggi non è più un problema visitare Venezia, e noi ne siamo orgogliosi sicuramente. E dovrebbe essere veramente dappertutto, perché sto pensando ai siti storici della nostra città, beh, non è che sia così facile accedere, se non ricordo male, dappertutto. Qui ci vorrebbe veramente un impegno. Siamo all'inizio e credo che i paraatleti e le paralimpiadi siano proprio occasione per risvegliare la consapevolezza e lo sguardo di tutti. Quindi il lavoro che fanno loro, oltre all'importanza sportiva incredibile che ha, è fondamentale secondo me, proprio perché il processo di inclusione coinvolga i più ampi strati della popolazione. Tu dici questo perché vai anche all'estero, quindi hai visto, hai avuto modo di toccare con mano la differenza. Paesi del nord magari sono un po' più avanti, anche se devo dire noi siamo più indietro come organizzazione. Poi però ho avuto svedesi o norvegesi in albergo da me che hanno visto altre strutture del nord Europa e mi hanno detto che l'inclusione che vivono, l'esperienza che vivono in Italia è comunque superiore, forse per le nostre doti umane che dobbiamo coltivare. Beh, italiani siamo, Piero, il genio italico, esatto. Allora anche per oggi il tempo purtroppo è tiranno, la trasmissione finisce qui, 2020 Sport, che vi ricordo va in onda il mercoledì sera su Radio Sportiva dalle 6 alle 6 e mezza e in radiovisione il giorno dopo, il giovedì alle 20.30 su Caffè 24. Vi saluta e ringrazia Francesco Bettel, nostro campione paralimpico che sicuramente ci farà sognare anche a Rio, Piero Fraganzani, Paolo Braghetto, grazie Piero di ricordare la mia voce, il mio nome, e Marco Maggia, ben ritrovato, e sicuramente ti aspettiamo per un'altra volta. Grazie a voi, sempre interessanti le vostre trasmissioni, grazie dell'invito. Alla prossima. Ciao.